Conferma per i lavoratori Abramo. V'è stata molto attesa davanti alla sede dell'azienda calabrese per l'esito dell'incontro che si è svolto il 27 novembre tra il ministro Urso e il governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Certo, ulteriori conferme. Le risorse sono state confermate, firmate le convenzioni con l'Istituto Poligrafico dello Stato per il trasferimento della parte economica, lo stesso convocherà prossimamente le due imprese che hanno manifestato interesse, ovvero Poste e TIM, per l'affidamento del servizio. Si sta dando alla vicenda un carattere d'urgenza, addirittura l'obiettivo già nel mese di dicembre potrebbe essere quello di assumere i dipendenti, che confermiamo in questo momento vi è una tutela complessiva, nel senso l'intero perimetro occupazionale, circa 300 unità andranno con clausola sociale per TIM e per FiberCop, il resto verranno invece interessati nel progetto di demilitarizzazione delle cartelle sanitarie. Nessun posto di lavoro, aggiunto Fabio Tomaino della UIL, andrà perso. Oggi non c'è nessun campanello di allarme, perché la volontà di tutti i soggetti, in primis quella del Presidente Occhiuto, che ha anche trovato le risorse per quelli che si trovano in un stato di cassa integrazione, di occupare l'intero perimetro, quindi compresi anche quelli che fino a qualche tempo fa temevano un'esclusione perché in una situazione di precariato, ovvero i lavoratori a progetto. Fumata bianca, insomma, per il riconoscimento della cassa integrazione ai lavoratori dell'Abramo Customer Care dall'8 di agosto all'8 di novembre. L'impegno è che dal 8 novembre in poi l'impegno del Ministero del Lavoro è di metterli in cassa integrazione per cessione di attività di impresa per coprire l'interno esercizio, quindi fino al 31-12, anche questo nei prossimi giorni. Almeno gli impegni sono quelli di dare risposte immediate per non creare una difficoltà economica contingente. Il tavolo presso il Ministero del Lavoro si aggiornerà a dicembre. Presumibilmente il Ministero si è impegnato intorno alla metà del mese di dicembre, così che chiudere l'intera attività prima delle feste natalizie. Che 2025 sarà per questi lavoratori? Beh, se le cose, se si confermano queste intenzioni, io direi una nuova era, perché il messaggio almeno che recepiamo come organizzazioni sindacali è che quando la lotta per i posti di lavoro può non essere fine a se stesso. Un grandissimo problema occupazionale può diventare una grande opportunità, dove i protagonisti sono proprio i lavoratori stessi. Sì, per i 5 milioni che ha messo il Dipartimento per la Transizione Digitale. Quindi, perché l'altra volta erano solo intenzioni, oggi abbiamo avuto la conferma dei fondi sul tavolo. Ora c'è l'impegno, ovviamente, sono confermate le...